adesso è arrivato proprio il tuo momento e lo lanciamo grazie a Filippo che scrive: respira, respira, Martina, è ora del tuo TG, prendi fiato e vai, TG Pet. Anticipato quello no. Che sto prendendo aria, me l'avete insegnato voi. Straordinaria puntata del TG Pet, quello che i pet non dicono, ma Martina Gatto e la sua folta redazione di simpatici stagisti. Sì, prima di andare nel pieno della puntata c'è da dire che il bravo redattore della scorsa settimana, che ricorderete si chiama Camillo Benso, ha collezionato davvero tanti complimenti per le sue notizie attente e vere. Tanti telespettatori infatti hanno mandato durante tutta la settimana messaggi di elogio sul suo operato, tanto da chiedere la sua permanenza costante nel TG Pet. È stato un vero e proprio risorgimento. Ringraziamo i tanti telespettatori affezionati, ma chiariamo che per esigenze contrattuali abbiamo il dovere di dare ad ognuno dei nostri redattori la possibilità di selezionare le notizie, e quindi oggi è la volta della giovane Assunta Manno. Andiamo subito alla prima notizia di Manno Assunta. No, io non e posso vogliamo più andare avanti. In Abruzzo, si chiama così, non posso farci niente, ce Manno le mandano. Assunta si chiama. Ma il cognome è Manno, il nome è Assunta. Io voglio vedere la carta d'identità. Assunta Manno. In realtà, è successo in Abruzzo, ma in realtà un po' ovunque, perché il riscaldamento globale e adesso il rinfrescamento globale, oggi fa un freddo cane, sta dando già fastidio a tutti coloro che soffrono di allergie. A proposito proprio di respiro, no? Vediamo il contributo. Ecco qui il piccolo giovane orso marsicano, Marsi di nome e cano di cognome, la nostra pronta e brava redattrice Assunta Manno è riuscita ad immortalare il piccolo mentre tenta di mettere in pratica un'antica ricetta della nonna che racconta che inalando il fiore di tarassaco e trattenendo il respiro per ben 5 secondi si elimina il problema delle allergie per sempre. Una pratica tanto crudele quanto pericolosa. Ed è stata osannata dalla famosa influencer Pina Facose, il cui profilo in realtà è stato bannato perché questa ricetta della nonna in realtà era finta, signori miei. Ma è incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Io stavo per provare, per fortuna Assunta Manna mi ha fermato, perché l'aveva inventata Pina Facose di sana pianta per collezionare follower, mettendo in pericolo migliaia di allergici di tutto il mondo. Il Ministero della Sanità ha fatto in modo di divulgare un nuovo video dove dà importanti indicazioni sulla sopravvivenza al futuro polline che girerà nelle città. State a casa, questo è l'invito del Ministero. Ancora, basta. Altro che influencer Pina. Ma seconda notizia, e vogliamo nel piccolo quartiere Gnudi della cittadina Semo, in provincia di Tutti, dove è ancora Semo lì. Gnudi? No, Semo tutti Gnudi. Dove è ancora libero purtroppo il pervertito che da giorni sta importunando i cittadini. No, vediamo il contributo. No, io non ci credo. Ecco qui, vediamo un povero cittadino sconvolto dalla visione del suddetto pervertito, il cui nome non è stato ancora dichiarato. La nostra Assunta Manno ha però raccolto diverse informazioni con la giusta insistenza penetrante che è necessaria in questo tipo di indagini. Con la sua insistenza penetrante è riuscita a scoprire che il pervertito, che chiameremo Giovanni, va in giro per il quartiere Gnudi indossando una giacca di pelle di pollo figlio di pollo. Allora tutti i pesci sono venuti a galla per vedere la giacca di pelle di pollo fatta da pelle figlio di pollo, che fece una giacca di pelle di pollo e può bastare. Insomma, ma non abbiamo la foto del pervertito? No, fortunatamente. Vorresti vedere una cosa così brutta? No. Ho capito. Insomma, che reportage è? Ci ho fatto vedere la reazione alla cosa brutta. Insomma, gran scalpore, perché nella cittadina di Gnudi, nella cittadina Semo in provincia di Tutti, vanno in giro tutti nudi solitamente. Non so se l'avevate capito. No. Quindi vedere questo tizio che si aggira con una giacca di pelle di pollo fatta da pelle figlia di Apollo è davvero sconvolgente. Assurdo, speriamo, guarda, presto possa essere fermato dalle forze del disordine del quartiere Gnudi della città Semo Tutti, perché è davvero una mancanza di rispetto verso il prossimo. Ma andiamo alla terza notizia. Ed è un piacere, con un briciolo di incredulità, che vediamo il contributo, poi lo capirete. Ma perché così a sorpresa? Ecco, avete capito, no? No. Sì. Cioè,
Che è successo? Vabbè, nella famosa cittadina di Ino, i cittadini di Ino stanno ancora giocando a nascondino. Qui vediamo un piccolo cittadino dal nome di Ino sbucare da questo suo nascondino di rondello per farsi immortalare dalla nostra brava Assunta Manna. Anche lei è una persona per bene e rispetta le regole del gioco dei cittadini di Dino, quindi nel nascondino, quindi non diremo dove è nascosto Dino qui rappresentato. Dai, forza Dino, forza, il palo in via Fratini da Velletri numero 0 è sicuramente un buon nascondino. Bravo Dino, grazie Assunta Manno. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Pet, quello che i pet non dicono, ma Martina Gatto, in questo caso Assunta Manno, sì. Io non... M'hanno assunta. Oggi. Grazie, m'hanno assunta. Allora, oggi mi unisco alle risate che ci sono arrivate, come sempre, simpaticissime, augurandovi una buona notte a tutti. Tanti messaggi, grazie, che sono arrivati di gente che ride, effettivamente. O piange. Oggi ho riso tanto, anche io. Perché siamo tutti nudi, Ma come fa? Come fa ad essere così? Non lo so.